Ricreare lo spirito risorgimentale significa innanzitutto fare i conti con una narrazione che è stata ripresa in Italia, che è inaccettabile. Il Sud è la causa dell'arretratezza dell'Italia, è la causa anche degli ostacoli allo sviluppo per l'area dinamica del nostro paese. Questa narrazione è semplicemente falsa. Ho letto l'ultima intervista di Calderoli, dice, ma c'è un divario nord-sud che è clamoroso e questo divario c'è senza l'autonomia differenziata. Beh, questo è un atto d'accusa, non è un attenuante nei confronti delle forze autonomiste, perché dovremmo domandarci in concreto che cosa è stato fatto per il sud in questi anni. Come siamo arrivati ad avere un divario di spesa pubblica fra nord e sud, che vede una distanza di 4.000 euro pro capite fra nord e sud e di 5.000 euro pro capite fra nord e regione Campania. Quegli obiettivi che avevamo per decenni di concentrare nel sud il 40% degli investimenti delle grandi aziende pubbliche, dove è andato a finire? Quel 40% che doveva essere contenuto nel PNRR, dove è andato a finire? Non esiste più. Non c'è. Non ne parlano, ma è evidente che non c'è più. Dunque il problema è di non aggravare questa situazione, che è derivante dalle forme di centralizzazione per le quali gli amici leghisti sono in contraddizione con se stessi, e di riprendere innanzitutto un discorso di verità sul rapporto fra nord e sud. Ci sono oggi contraddizioni anche dentro il fronte che ha approvato la legge. Quando abbiamo fatto la manifestazione a Roma il 16 febbraio, io avevo parlato con alcuni colleghi della maggioranza, presidenti di regione, ricordo di aver parlato con un collega che stimo molto, Roberto Occhiuto, gli avevo detto di mobilitarsi perché la situazione diventava pericolosa, mi ha detto allora che non c'erano le condizioni, era in difficoltà. Beh, oggi è uscito pubblicamente dopo l'approvazione del testo, oggi capisce che ha il dovere di privilegiare l'interesse della sua comunità prima che le bandiere di partito, ma qualcuno di noi glielo aveva spiegato qualche mese fa, che prima viene la verità, prima le comunità, prima i nostri concittadini, poi le bandiere di partito o di coalizione. Dobbiamo essere uomini liberi se vogliamo difendere il Sud. Allora oggi credo dobbiamo puntare a questa nuova consapevolezza che matura anche in settori della maggioranza. Dobbiamo chiedere a tutti quanti di fare i conti con un elemento di coerenza. Ma com'è possibile parlare di autonomia differenziata nel momento in cui abbiamo il processo di centralizzazione finanziaria e di poteri mai visto nel nostro paese?